Invisible Design, 100 storie dal futuro e oltre, è una mostra collettiva che lavora intorno ai temi dell'invisibile. L'invisibile nelle sue varie accezioni, l'invisibile come l'infinitamente grande, l'infinitamente piccolo, ciò che è troppo complesso, ciò che è controintuitivo, ciò che è laterale, ciò che è sinestetico. Le opere in mostra sono 26 progetti di artisti e designer internazionali, a cui si aggiungono 74 storie, le abbiamo chiamate, a completare le 100 di cui tratta il sottotitolo, che sono di fatto citazioni relativamente sempre al concetto di invisibile, da mondi laterali rispetto a quello del design, quindi dal cinema alla letteratura, all'arte, a quant'altro. Le opere e i progetti in mostra sono di varia natura, si va dal design di prodotto a installazioni video, a opere più concettuali, più provocatorie. Tra questi ci sono anche progetti di natura tecnologica, ad esempio abbiamo in mostra un progetto di Amanda Gassey che si chiama 3D Printed Record, di fatto è un software che converte i file MP3 attraverso il meccanismo di stampa 3D in dischi a 33 giri leggibili da qualunque giradischi, quindi una provocazione rispetto al procedimento di digitalizzazione contemporaneo, si va a recuperare invece l'oggetto fisico, il vecchio, quello che un tempo era un vinile che in futuro potrebbe essere un oggetto stampato in casa grazie a una stampante 3D. Sono presenti anche prodotti che di fatto sono in commercio, che sono già stati celebrati su blog e nella stampa di settore, da Little Printer del studio Berg, che è di fatto una piccola stampante user friendly che crea una sorta di piccolo quotidiano personalizzato attingendo ai social network dell'utente, oppure Invisible Bicycle Helmet, che di fatto è un caschetto da bici invisibile, di fatto è una fascetta che il ciclista indossa, che contiene un airbag che in caso di urto, grazie a dei sensori, si apre, proteggendo quindi la testa del ciclista in caso di incidente. Abbiamo in mostra anche progetti più provocatori, anche di rottura, ad esempio. Il progetto si intitola No Place Like Home, a cura di Dominic Wilcox, un designer inglese che è già stato presente qui negli spazi di Logot l'anno scorso. La mostra che abbiamo realizzato sempre per il Fuori Salone del 2012 si intitolava Making Together. Quest'anno torna con questo progetto, sono delle scarpe che contengono un GPS che, citando il mago di Oz, a partire dal titolo There's No Place Like Home, nessun posto è come casa, in sostanza al battere dei tacchi delle scarpe un navigatore GPS in esso contenuto si attiva e tramite dei LED luminosi sulle scarpe stesse indica la strada che tramite un software è stato precedentemente segnalato da chi indossa le scarpe. Mostra cura di Logotel con la direzione scientifica di Susanna Legrenzi e Stefano Maffei, che hanno di fatto selezionato insieme a Logotel gli artisti e i designer presenti in mostra. Logotel è una service design company che da 20 anni lavora su tematiche di innovazione collaborativa con le imprese e di service design. Il gancio di fatto che abbiamo trovato quest'anno rispetto al mondo dell'invisibilità e di quello che abbiamo definito invisible design è relativo proprio a questo, cioè quanta innovazione invisibile sta dietro all'innovazione visibile, quella di prodotto, quella più che ha più impatto sulle persone, che ha maggiore visibilità. In realtà dietro a questo c'è un lavoro di pensiero, di relazione, di soprattutto di persone che spesso restano invisibili appunto rispetto alla soglia di visibilità del grande pubblico, ma che di fatto sono ciò di cui quotidianamente come service design company ci occupiamo, accompagnando, supportando, collaborando insieme alle imprese per creare progetti di innovazione che siano duraturi e che non possono essere progetti spot, diciamo, fatti one shot, ma devono essere accompagnati con un lungo processo di servizio e di accompagnamento appunto di quella che è poi l'innovazione finale.